Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, siete ritornati a Booksland o la terra dei libri, come preferite. E questa mattina io ho aperto il Corriere della Sera, gesto che faccio abitualmente ogni giorno tra gli altri giornali, e mi è caduto l'occhio sull'editoriale di un bravissimo giornalista che si chiama Giorgio Montefoschi e che in un lungo articolo si chiede quando è incominciato a incrinarsi il concetto di felicità nella letteratura americana e di conseguenza nella società americana, di cui ovviamente la letteratura è lo specchio. Mi rendo conto che ultimamente sto parlando un sacco magari di americani, ma sono gli autori che preferisco. Prima o dopo vi parlerò anche degli italiani contemporanei. Oggi mi è caduto l'occhio su questo articolo che ho trovato molto interessante. Montefoschi colloca come anno, evidentemente ciascuno di noi deve trovare un punto fermo, come anno in cui in America c'è stata la perdita dell'innocenza, l'incrinatura della felicità, fate voi, insomma, come il 1968, che è chiaramente un anno topico, il flower power, le rivolte nelle università, la protesta contro la guerra del Vietnam, ma soprattutto l'apparizione nelle librerie di un libro che si chiamava Coppie di John Updike, grande scrittore americano scomparso credo da poco più di un anno, che ci racconta in questo libro di una piccola cittadina americana dove, mentre succedono tutte queste cose, le rivolte razziali, la protesta pacifista contro il Vietnam, la guerra fredda, la paura dell'atomica, certe cose che poi ciclicamente si ripropongono, vedete la questione dell'atomica con l'Iran oggi, ma insomma quella volta la questione era molto più seria, quasi tutti erano convinti che ci sarebbe stata questa deflagrazione atomica. E che cosa succede in questa cittadina americana? Che la vita prende tutta un'altra piega. Ad un certo punto una donna dice: beh, ma cosa c'è di male in fin dei conti se qualcuno tradisce la moglie con la sua migliore amica? Dopotutto è la donna che vede di più. Questa frase e questo incipit in realtà danno la stura a un gioco di coppie, a un gioco di scambio di coppie, di relazioni, di incroci, di mariti traditi, di mogli traditi, di sedotti, di abbandonati, che percorre tutto il romanzo, e naturalmente in filigrana c'è sullo sfondo tutta questa storia americana che in realtà sembra importare poco ai protagonisti del romanzo, ma dai loro comportamenti, dalle loro parole si capisce benissimo che qualcosa non è più come prima. Perché mi ha colpito particolarmente oltretutto questo editoriale del Corriere della Sera? Perché io ho comprato una rivista che bimestralmente io vi propongo, che è Pulp, la rivista letteraria che io prediligo in assoluto. Vi dirò anche perché la prediligo, perché a differenza di altre riviste come l'Indice o la rivista dei libri, non suppone che voi abbiate alle spalle una grande cultura letteraria, per cui vi presenta i libri come se voi non conosceste gli autori o non conosceste la rete di relazioni che collega i vari autori, per cui a me piace molto. In Pulp di questo mese, per meglio dire di questo bimestre, visto che esce una volta ogni due mesi, si parla di altri due grandi scrittori del periodo che assieme a Updike hanno dato una grande scossa alla società e alla coscienza di un'intera società, cioè quella statunitense. Sono Norman Mailer, di cui si parla diffusamente, e Philip Roth. Philip Roth è un autore di cui vi ho parlato molto perché rientra sempre nel giro dei Nobel, è uscito il suo ultimo romanzo L'umiliazione, che non ho ancora letto, è l'unico dei tre ancora vivente. Come tutti gli scrittori di estrazione ebreo-americana che si rispettino, ha due grandi temi che sono la morte e il sesso, Eros e Thanatos, insomma, se vogliamo fare gli elitari, e li sviluppa naturalmente attraverso i suoi temi, di solito attraverso il suo stile, la sua famiglia, eccetera. Norman Mailer
Invece è uno scrittore che è morto nel 2007, il 10 novembre, per chi ci tiene alle date, e che già con il romanzo d'esordio, che è poi quello che ha segnato tutta la sua carriera, perché tutti ricordano solo quello, Il nudo e il morto, ha riscosso un successo enorme ed ha conquistato il podio dei libri più venduti di quell'anno, che era il 48, per dirla. Arrivò al secondo posto, il primo fu occupato da un polpettone storico di cui nessuno ricorda né il titolo né l'autore, per cui vedete che le cose non sempre coincidono con i tempi, e allo stesso tempo si ha nel corso poi della storia una giustizia, i romanzi che valgono sono quelli che alla fine prevalgono, scusate il gioco di parole. Che cosa succede nel Nudo e il Morto? Il Nudo e il Morto ci porta nelle Filippine durante la Seconda Guerra Mondiale, dove il tenente Hearn, che è il principale protagonista del romanzo, fa l'attendente di un generale perché ha una raccomandazione, e intorno a lui si intrecciano le storie di tantissimi altri militari, circa una ventina, di cui in flashback ci viene svelato il passato, e in un certo senso su quest'isola delle Filippine inventata, perché non esiste, che si chiama Anopopei, spero di averla pronunciata giusta, Norman Mailer trasferisce praticamente l'intera società statunitense, quindi le tensioni razziali, i ceti sociali, tanto che il corpo ufficiale ad esempio odia, come dicono loro, ebrei, negri, russi, inglesi, irlandesi, e come dice una felice frase di questo romanzo, l'unica cosa allora è saper trovare il modo di dire addio. Il tenente Hearn verrà punito perché non accetta lo stato delle cose, crede di poter cambiare questa situazione, di non dover trasferire le tensioni che esistono nella società anche nell'esercito, ma verrà punito e verrà mandato a effettuare una missione che in realtà è senza senso, e anche questa è evidentemente una metafora di quello che succede nella società americana. E Il Nudo e il Morto è uno dei grandi romanzi americani di questi ultimi 50-60 anni, è un romanzo che assolutamente non dovrebbe mancare nelle vostre librerie. E piuttosto che parlarvi di un altro libro, vado avanti a parlarvi di Pulp e vi dico che nello stesso numero troverete la recensione dell'ultimo, Caro Figlio. Sapete, Caro Figlio ha un personaggio fisso, questo avvocato detective che si chiama Guido Guerrieri, il romanzo si chiama Le Perfezioni Provvisorie, una recensione di Sheridan Le Fanu, di cui vi ho parlato l'altra volta, questo scrittore gotico di Ghost Stories, di cui ho recensito L'Ospite Maligno e Il Drago Volante, L'Umiliazione di Philip Roth, come vi ho detto, e anche la recensione di un libro di una scrittrice bravissima triestina, Mary Bittolusso, che si intitola L'Imbalsamatrice, e che sotto le fattezze di un thriller nasconde in realtà un romanzo ironico e sferzante. Tutto questo in Pulp, 6 euro, lo trovate in tutte le edicole. E anche per oggi è tutto da Booksland, non mi resta che salutarvi, dirvi che ci vediamo fra poco con Sperduti nel Buio, dove parlerò di cinema con Valentina. Noi ci vediamo martedì prossimo, grazie e buongiorno.